Ciao ragazzi, benvenuti. Un problema molto molto comune tra i batteristi che riguarda gli arti superiori, cioè il fatto di incrociare le mani, incrociare le bacchette, rischiare che ci cadano le bacchette quando facciamo un groove. Dato che dopo il video che è uscito qualche settimana fa dove vi spiegavo il trucchetto del Charleston, quello per raddoppiare i colpi spostando la mano sinistra, vi ho chiesto se volevate un video in cui vi spiegavo come fare a non incrociare le mani e mi avete detto sì, ecco qua il video. Quindi oggi voglio spiegare come fare a liberarsi, diciamo, da quel problema che sono le mani incrociate. Allora, prima cosa però, vi devo dire questa cosa. Non vi rubo tanto tempo oggi, vi giuro, ma ve lo ricordo, soprattutto lo ricordo a chi ancora non è iscritto. Tu che stai guardando questo video, non hai ancora cliccato la scritta iscriviti, fallo subito, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca anche la campanellina, quella che c'è vicino, così ti arrivano le notifiche, eccetera. Fatelo, mi raccomando. Finita la pubblicità, possiamo andare avanti. Premesso che non avere più problemi di nessun tipo con l'incrocio delle mani. È impossibile non avere più problemi con questa cosa, perché ovviamente quando suoniamo un groove dobbiamo incrociare le mani, o comunque c'è una possibilità di non avere più problemi, e cioè quella di suonare open-handed. Cosa vuol dire suonare in questo modo? Significa suonare con la mano sinistra, cioè con la mano debole sul Charleston, e con la mano destra sul rullante. Suonando aperti ovviamente non si hanno più questi problemi con le mani. Quindi i metodi per aiutarsi in realtà con questa cosa sono principalmente due, e però voglio dirvi questa cosa: il fatto di avere problemi di questo tipo, non preoccupatevi ragazzi, non cercate di sbatterci troppo la testa. Oggi ovviamente vi faccio vedere questi due trucchetti, questi due mini esercizi, che poi non sono neanche esercizi, che potete fare, ma in realtà ci fa tanto l'esperienza, cioè il fatto di suonare tanto con le mani incrociate, con le bacchette incrociate una sopra l'altra, fa sì che pian pianino questo problema che avete, non dico che si elimini, ma venga sempre meno. Più suonate ritmi come ad esempio questo, meno avrete problemi man mano che lo fate. Io ho avuto grossi problemi nello shuffle, quando dovevo suonare lo shuffle veloce, come ad esempio questo. Avevo dei problemi, cioè le bacchette mi andavano sempre una contro l'altra e quindi rischiavo che mi cadessero. Ma a forza di fare questo groove, adesso non mi cadono più, o comunque molto meno. Detto questo, ci sono principalmente due modi per cercare di risolvere questo problema, tra virgolette. E in pratica, in tutti e due i modi, andiamo a spostare sempre in qualche modo la destra, in modo tale che possa lasciare spazio libero alla sinistra. O comunque, andiamo a spostare la nostra mano forte, in modo tale che la nostra mano debole abbia la possibilità di muovere abbastanza liberamente. Il primo modo è quello di spostare la mano destra nel momento in cui la sinistra deve salire verso di noi, in questo modo. Quindi quando noi stiamo facendo un groove e la mano sinistra deve salire, la mano destra non sale insieme alla sinistra, perché se no ci troviamo in questa posizione qua, e quando dobbiamo dare il colpo dopo siamo troppo lontani dal Charleston, ma va verso di noi in questo modo qua. Quindi il movimento è questo. Facendo questa cosa qua con la mano destra, la mano sinistra è libera di muoversi finché vuole. Forse è meglio se ve lo faccio vedere da un'altra angolazione, però proviamo di qui. So già cosa mi volete dire, e cioè che è troppo difficile, ma che cavolo è sta roba? So che può sembrare una roba un po' strana, soprattutto da vedere, è molto strana questa cosa, ma vi assicuro che dopo un po' questo movimento strano che ho fatto adesso viene da solo. Cioè non dobbiamo più pensare, ah, adesso devo spostare la mano perché deve passare la mia mano sinistra. No, è una cosa che viene automatica, quindi non ci pensiamo neanche più. Questa cosa però non è possibile farla sempre. Alcune volte il primo modo diventa impossibile. Ad esempio, se pensiamo a un con
cominciare sui sedicesimi. Non abbiamo la possibilità di spostare la nostra mano destra come abbiamo fatto prima, perché dovrebbe fare un movimento troppo veloce. Il problema qual è? Il problema è che se vogliamo suonare dei sedicesimi con il charleston piano e il rullante invece con una bella pacca forte, come facciamo? O suoniamo anche il charleston forte oppure siamo costretti a suonare il rullante piano. Invece se noi spostiamo la nostra mano destra anziché indietro verso di noi come prima, adesso la andiamo a spostare avanti verso il tom 1, la nostra mano sinistra si libererà completamente della mano destra, potendo quindi andare a suonare qualsiasi cosa voglia. Questa non è una cosa comodissimissimissima, questo al contrario di quello di prima lo dobbiamo fare solo nel momento del bisogno. Vi faccio vedere come funziona. Quindi se un groove in sedicesimi suonato normalmente è questo. Noi andiamo a muovere la mano che suona il charleston dalla posizione iniziale verso il tom 1. Quindi anziché suonare i sedicesimi in questa posizione, li suonerà qui. Tanto il suono del charleston è sempre lo stesso. Ma adesso, avendo la mano destra qui, la mano sinistra è libera di fare tutto quello che vuole. Oltre a questi due trucchetti, oltre a queste due cose che vi ho detto, comunque la cosa che vi voglio ancora dire è di non tenere mai, secondo me, rullante e charleston troppo vicini, perché il fatto di tenerli tanto vicini fa sì che voi abbiate meno spazio tra una bacchetta e l'altra, meno spazio tra una mano e l'altra quando andate a suonare incrociati. Lasciate uno spazio che vi sia comodo, ovviamente neanche troppo alto, perché se no, ok, non incrocerete le mani, ma diventa un pochettino faticoso per la mano destra. Quindi comunque vedete voi, se avete qualsiasi altra domanda, mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti. Io vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi a questo canale. E detto questo, spero di avervi detto tutto. Lasciatemi un mi piace se vi è piaciuto questo video. Io vi ricordo che ci sono anche su Instagram e Facebook. Soprattutto su Instagram seguitemi, perché stanno uscendo dei video anche lì. Video molto veloci, video da un minuto, video da un minuto e mezzo, due minuti al massimo, dove vi faccio vedere un po' di cose, principalmente di didattica, ma non solo. Quindi io adesso vi saluto, non vi rompo più, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!